Nel parcheggio di Ponte Vigo d'Arzara, il capolinea nord del tram, arrivano le sbarre anti-rom. Sono 7, collocate a 2,5 metri d'altezza per impedire l'accesso di camper e roulotte. Qui spesso veniva segnalata la presenza di nomadi che stazionavano allacciandosi abusivamente alle colonnine di acqua ed elettricità, creando situazioni di degrado con immondizia abbandonata a pochi metri da un supermercato, dal parcheggio dove i pendolari lasciano l'auto. Sono arrivate diverse richieste perché lì c'era stato purtroppo un problema di abusivismo proprio e che ha portato anche a delle situazioni di degrado impressionanti, e allora da quel punto di vista sono state appunto collocate 7 sbarre all'altezza di 2,50 m proprio per impedire l'accesso al parcheggio a chi non è consentito accedere. L'intervento di APS del Comune ha consentito di posizionare i varchi, i lavori sono stati ultimati ieri, per i camperisti invece è stata disposta un'area a cui si accede attraverso un sistema di barriere con lettura della targa. La sbarra si alza dopo il pagamento di una tariffa giornaliera, qui si potrà sostare e c'è un sistema di videosorveglianza, oggi c'erano già i primi mezzi. Era diventata una situazione fuori controllo, questo purtroppo negli anni si era verificato e noi, come vedete, insomma, puntualmente su queste situazioni di degrado appunto di persone che fanno i furbi, chiamiamoli così, cerchiamo di ridare legalità, quindi questa è una legalità che vale per tutti.